Il 25 maggio 1977, tra lo scetticismo generale, esce in sole 40 sale cinematografiche statunitensi Star Wars di George Lucas, una produzione innovativa nonostante il budget di soli 11 milioni di dollari, ma che non mancò di suscitare le critiche di alcuni, tra cui Brian De Palma, che non apprezzò particolarmente il tono tra l'epico e il favolistico. Star Wars, invece, stupì tutti, incassando nell'arco del primo anno oltre 200 milioni di dollari e in totale quasi 800, dando vita a quella che è, ancora oggi, una delle saghe di fantascienza più amate di sempre.